sorpresa nella sorpresa, non è vero che iniziamo col filmato perché tocca a me, ma fa niente. Aspetta, mi sa che... E neanche il microfono. Senza microfono. Allora, io, come ha detto benissimo Michele, farò un po' da conduttore, quindi cercherò di non rubare spazio agli autori che meritano ben più attenzione di me, ma qualche parola su di loro e sul libro la spendo. Il connubio tra Lapsus e Da Sud è nato ormai qualche anno fa per l'interesse, come dire, reciproco, o meglio, di Lapsus per Da Sud, che sullo studio e la lotta alle mafie è una storia molto più radicata e di lungo corso. Appunto, questi due soggetti si sono incontrati sul campo dello studio, dell'approfondimento e della conoscenza dei fenomeni mafiosi contemporanei. Da Sud in realtà è un'associazione che vive a Roma, ma che nasce in Calabria e che ha avuto, come dire, la prontezza, l'intelligenza, la visione di cominciare a indagare Roma molto prima che Roma esplodesse per quella che tutti quanti abbiamo conosciuto negli ultimi tempi come mafia capitale. Appunto, per motivi personali, delle varie storie dei componenti dell'associazione, molti di questi appunto ragazzi si sono trasferiti a Roma, oggi quasi tutti fanno i giornalisti, Marco è un rappresentante di questi, Danilo Chirico un altro, Carmen Bogani è un'altra delle autrici del libro, insomma tutti i ragazzi che partiti dal sud sono arrivati a Roma e hanno capito con molto anticipo, forse perché avevano gli strumenti necessari per arrivarci, che a Roma covava qualcosa di serio, di grosso, di profondo, di grave, di urgente, quello che poi appunto si è rivelato essere mafia capitale nei mesi, negli anni scorsi. Questo per dire che loro appunto sono arrivati a Roma e con i loro strumenti di giovani cresciuti in territori profondamente colpiti da lungo tempo dall'andrangheta in particolare, ma dai fenomeni mafiosi, hanno cominciato a indagare sia dal punto di vista delle lotte ma anche dal punto di vista culturale i fenomeni mafiosi, e questo libro, come altri, sono un po' gli strumenti che loro si danno per comunicare le loro competenze e le loro inchieste. Under non è il primo libro collettaneo che Da Sud pubblica, cioè frutto del lavoro di tanti autori, ed è una forma che loro si sono dati per appunto mettere insieme le competenze, le conoscenze e gli interventi di tanti di loro. È anche un modo per non fare semplicemente dell'accademia antimafia, ma per stare sul campo. Questo è un libro che nasce da inchieste fatte in Puglia, in Calabria, in Campania e nella città di Roma. Quindi è un libro che non è appunto semplicemente, cosa che non sarebbe affatto sbagliata, ma non è un libro semplicemente di studio, un libro accademico, è un libro appunto che è frutto di terreni calpestati, di suole consumate dai ragazzi di Da Sud che sono andati proprio a conoscere questo territorio, ed in particolare come i giovani stanno venendo colpiti, come le loro vite stanno essendo coinvolte direttamente dalle organizzazioni criminali che, e davvero non la faccio troppo lunga, nella crisi e con la crisi hanno trovato il terreno più fertile possibile. Società per azioni, le più liquide che possiamo conoscere in questo periodo, società che si fondano sui capitali sporchi, che hanno milioni da investire per stipendiare giovani che in questo momento spesso, quasi sempre, non trovano uno sbocco per le loro vite. Da lì si parte per conoscere appunto come questi giovani trovano nelle organizzazioni criminali del sud Italia, ma, e poi faccio un rapidissimo passaggio sul nord, come questi giovani appunto trovano un sistema di welfare vero e proprio nelle organizzazioni criminali. La liquidità a cui facevo riferimento prima diventa la base su cui le organizzazioni riescono a dare una prospettiva, un futuro a questi giovani. In un paese dove la disoccupazione giovanile è a tassi ben al di sopra del 10-15%, ci si rivolge a chi è in grado di fornire spesso un sistema di welfare alternativo. Da lì appunto questa inchiesta, giovani, mafie e periferie, che tiene insieme anche tanti ambiti: l'ambito più prettamente concreto della realtà quotidiana dei quartieri di periferia delle città del sud, ma anche, e qui interviene il rapporto con Lapsus, l'immaginario culturale che sta dietro l'esperienza di questi giovani. Giovani che spesso creano i loro miti, i loro immaginari, il loro universo culturale e anche mitologico, basandosi sui grandi racconti, le grandi storie di personaggi criminali che animano le città del sud. Da Sud da anni si interroga sugli effetti in maniera molto laica, senza essere, senza condannare in maniera prioristica o senza venerare in maniera appunto acritica
il ruolo per esempio delle fiction televisive sull'universo, sull'immaginario dei giovani, il ruolo di certi film. Tutti quanti alla sera prima di dormire ci guardiamo una puntata di Narcos, faccio un esempio banalissimo, piuttosto che siamo stati letteralmente invasati da Gomorra quando è uscita la serie. Ecco, quali sono le conseguenze di questi prodotti culturali sui giovani del sud come del nord Italia? Non c'è scuola della Lombardia dove non si richiamino personaggi e interpreti delle fiction e dei film che oggi vediamo. Fiction e film che sono cambiati nel tempo, si è passati da una filmografia magari più di denuncia, come potevano essere i 100 passi di alcuni anni fa, eccetera, eccetera, a film che invece mostrano in tutta la loro violenza la natura delle organizzazioni criminali, ma che non per questo, come dire, non smettono di appunto creare universi mitologici che poi vengono imitati. Questo per arrivare a dire ciò di cui ha scritto Lapsus, che invece si è interrogata su uno strumento ancora più potente, se volete, delle fiction e dei film, che sono i videogiochi. Spesso ci sembra un po' assurdo, no, dire ma come i videogiochi influenzano? I videogiochi sono uno strumento di una potenza incredibile. Oggi come oggi si ragiona ormai costantemente di realtà virtuale, di realtà aumentata, sono termini che ci sembrano stravaganti, ci sembrano ancora un po' ufologici, no? Dice, ah, gente che si mette gli occhiali e vive nel 3D. Sono strumenti che da qui a 10 anni saranno molto più diffusi ancora più diffusi di quanto lo sono già ora. E quindi il livello di coinvolgimento fisico, mentale, psicologico che un videogioco induce in una persona sono infinitamente più potenti di quanto lo faccia una fiction televisiva. Provate a parametrarlo su di voi, pensate a quanto vi coinvolge appunto una fiction e provate ad aumentare esponenzialmente questo effetto. Ecco, su dei giovani quindicenni, ventenni che si affacciano alla vita, come dire, tutte queste esperienze vanno a formare appunto tutto un mondo, un universo che poi si traduce in un rapporto con la violenza di un certo tipo, in un rapporto con il crimine di un certo tipo, in un rapporto con l'accettare di lavorare per alcune organizzazioni, di essere parte di alcuni mondi infinitamente più scontato e più semplice di quanto potremmo immaginarci. Mi ricordo ancora, ero bambino, giocavo. Quando sei bambino non pensi a cosa è giusto o sbagliato. C'è una strada davanti a te, solo quella e nessun'altra. E cresci coi racconti degli eroi. Gli eroi sono quelli che vanno dritti per la loro strada e che non hanno mai paura. Tu non hai paura e vuoi giocare. E per giocare c'è la strada. E pensi che sei fortunato, perché le regole di questo gioco tu le conosci. Onore. Vendetta. Sangue. È da quando ero bambino che non sono più bambino. Buonasera a tutti, io sono Marco Carpo, sono il curatore del libro insieme a Danilo Chirico, io sono un giornalista del Messaggero, sono di Roma, lavoro a Roma e io e Danilo facciamo parte dell'Associazione Da Sud, abbiamo curato questo volume che vedete qui e con il contributo della Fondazione per il Sud. Questo è un libro in cui noi abbiamo coinvolto moltissimi giornalisti da tutte le parti d'Italia, ovviamente quasi tutti da Roma in giù, quindi abbiamo cercato di ricostruire e in quest'opera il rapporto che lega le organizzazioni criminali e i giovani. Per giovani intendiamo ragazzi con meno di 18 anni. Quindi abbiamo cercato di ricostruire questo rapporto con numeri e dati, cercando anche di studiare il luogo fisico in cui questo rapporto si salda, che sono le periferie. Allora, le periferie, ovviamente, quando si parla di periferie bisogna introdurre un concetto.
un tempo la periferia era il luogo geograficamente distante dal centro storico. Adesso noi non possiamo più parlare così di periferie. Le periferie, ogni luogo dove manca un servizio è una periferia. Io parlo per la mia esperienza nella città di Roma. Ci sono zone a pochi metri da San Pietro dove vivono persone senza servizi. Per esempio c'è un accampamento a 300 metri di San Pietro dove vivono i filippini. Per cui in ogni luogo, in ogni strada, in ogni quartiere è possibile una periferia. Noi siamo partiti da un dato. Siamo partiti da un dato per quanto riguarda i giovani. Siamo partiti dal dato della droga. Allora il 50% dei reati che coinvolge i giovani, gli under 18, sono reati che riguardano gli stupefacenti. Non solo quindi spaccio, ma anche quando ci sono delle rapine, ci sono delle estorsioni, quasi sempre dietro sono reati legati comunque al mondo della droga. Le organizzazioni criminali hanno fatto un grandissimo investimento in questi ultimi 20 anni sui giovani, ossia da una parte le leggi che dopo gli anni 90 hanno messo in carcere i boss, hanno messo al sicuro la vecchia guardia dei boss, dall'altro il territorio è rimasto scoperto e questo territorio scoperto è stato occupato quasi ovunque da ragazzi giovanissimi. Noi siamo partiti da un dato, come dicevo, che è quello relativo ai reati per droga. Nel 1986, sono i primi dati che abbiamo disponibili, erano stati denunciati solamente 500 ragazzi per reati inerenti agli stupefacenti. 10 anni dopo erano circa 2000, adesso siamo oltre i 6000 lo scorso anno. Quindi questa dimostrazione che i giovani, gli under 18, quindi parliamo di ragazzi di 15, di 16 anni, sono sempre più parte integrante del meccanismo criminale, quindi del meccanismo criminale con cui le mafie tradizionali, l'andrangheta e la camorra, gestiscono il mondo della droga. Questo rapporto molto spesso si salda nelle periferie. Perché le periferie? Le periferie sono i luoghi poveri della città, sono i luoghi dove c'è maggiore disoccupazione, sono luoghi dove manca lo Stato, dove mancano gli spazi pubblici e sono luoghi dove le mafie sono in grado di fare welfare. In qualche modo sono in grado di garantire quel reddito che le istituzioni non sono più in grado di garantire a nessuno. Le organizzazioni criminali hanno un lavoro possibile per tutti, anche per i disabili. Il disabile sulla sedia a rotelle può prendere 50 centesimi a Torbella Monaca con Mascampia solo per confezionare la dose di cocaina. Quindi se fa 5-6 mila dosi diventa un bel gruzzoletto. Le organizzazioni criminali sono in grado di garantire a Torbella Monaca, come a Lecce, sono in grado di garantire 60 euro per 5 ore di lavoro per un ragazzino che sta seduto sul muretto e che sta lì con gli amici e se passa la polizia avvisa qualcun altro. Questo è un lavoro che viene pagato 60 euro. 60 euro al giorno è una paga quasi da sogno ormai per un giovane. Figuriamoci per un ragazzo di pochissimi anni. Quindi le organizzazioni criminali stanno e si servono ormai sempre più spesso di questi giovani, favorite anche dalla crisi che vive il nostro paese. E che ovviamente è una crisi che penalizza moltissimo le giovani generazioni. Noi abbiamo visto in tutto questo, perché è fondamentale il tema delle periferie, che gli stessi quartieri dove è più massiccio questo ragionamento, quindi dove maggiormente le organizzazioni utilizzano questi giovani, quindi parliamo di Torbella Monaca, a Roma, Ponte di Nona, a Scampia, a Napoli, parliamo dello Zen 2, abbiamo visto che sono quartieri che hanno dei dati in comune molto simili: la dispersione scolastica quasi sempre superiore al 25% a fronte di una media nazionale del 14%, la disoccupazione che è sempre altissima, quindi laddove gli indicatori sociali sono più bassi, le mafie hanno terreno fertile per reclutare le giovani leve. A tutto questo noi abbiamo fatto questo lavoro nella prima parte del nostro libro, è dedicata alla ricostruzione storica del fatto e abbiamo cercato di mettere insieme sia i dati della criminalità, quindi questi che vi ho appena citato, ma anche i dati sulla povertà. Allora, per contrastare questo tipo di fenomeno, sia quello dei giovani criminali, nel 1997 venne istituito un fondo, una legge, la 285, che era la legge con cui venivano finanziati tutti gli interventi di educativa di strada. Avete più o meno presente di cosa si tratta quando parliamo di educativa di strada, immagino tutti. Sono quegli interventi in cui si cerca di mettere in contatto i ragazzi dei quartieri difficili con le realtà del quartiere, in qualche modo si cerca di toglierli dalla strada coinvolgendoli in attività ricreative. Allora, questo fondo nel 1997 era stato finanziato con 48 milioni di euro. Noi abbiamo visto che il fenomeno dei giovani che delinquono è aumentato in questi 20 anni. Nonostante ciò il fondo in 20 anni si è dimezzato,
nel 2015 è stato finanziato con 22 milioni di euro. A tutto questo noi dobbiamo sommare anche altri dati che sono abbastanza sconcertanti, sono quelli della spesa pubblica per cultura e per l'istruzione, che vedono l'Italia ormai da diversi anni fanalino di coda in tutta Europa. E anche le spese per gli interventi sul sociale ci vedono fanalino di coda. Facciamo un esempio rispetto alla Germania. In Italia per ogni bambino vengono spesi lo 0,2% del PIL, che diventa l'1,3% se noi sommiamo le spese per il sociale che coinvolgono anche le famiglie. In questa voce di spesa in Germania corrisponde all'11% del PIL. Quindi parliamo di una cifra di gran lunga superiore. Tutti questi fattori incidono notevolmente, perché la nostra attenzione come associazione da Sud, ma anche come Lapsus, quando sentiamo puntualmente balzano agli onori della cronaca le storie di Napoli dove i baby killer, i baby sparatori, e ogni volta i mezzi di comunicazione ci danno una visione spettacolare di questo fenomeno, si concentrano più sull'aspetto dell'immaginario distorto e non si concentrano mai invece sulle cause sociali. Invece secondo noi l'unico modo in cui si possono affrontare e sconfiggere anche le mafie è quello di mettere insieme tutto, le mafie non si sconfiggono mandando l'esercito nei quartieri, non si sconfiggono nemmeno dando un lavoro alle persone. E questo lo dico per esperienza, perché nella seconda parte del libro noi abbiamo intervistato molti dei giovani criminali. Parliamo di ragazzi che a 15 anni sono in grado di guadagnare anche 1.000 o 2.000 euro al giorno. Allora, un ragazzo che guadagna 1.000 o 2.000 euro al giorno, in che modo io riesco a convincerlo che è meglio fare una vita onesta a 1.000 euro al mese forse? E quindi l'aspetto culturale diventa anche fondamentale nel contrasto alle mafie. Per questo la terza parte della nostra opera è dedicata all'immaginario, ed è la parte a cui hanno collaborato soprattutto il laboratorio Lapsus sui videogiochi. Perché l'immaginario? Perché l'immaginario delle mafie viene visto sempre in maniera distorta. Invece è importante capire il linguaggio delle mafie, perché se noi non capiamo il linguaggio delle mafie, non capiamo le modalità con cui le organizzazioni mafiose sono in grado di comunicare con le persone, non possiamo nemmeno ribaltare questo discorso. Per cui noi assistiamo molto spesso, quando c'è la fiction di romanzo criminale, quando c'hanno questi videogiochi, noi assistiamo sempre a un mare di critiche rispetto a questo tipo di prodotti, perché teoricamente favorirebbero la criminalità organizzata. In realtà Zeno e Sara hanno dimostrato che questo non avviene. Però per noi è importante questo ragionare sul linguaggio, sull'immaginario, perché l'unico modo per contrastare le organizzazioni criminali sul piano culturale è quello di uscire anche fuori da una logica vecchia di un'antimafia confessionale basata sui martiri, perché già le mafie utilizzano i martiri come eroi. Quindi noi abbiamo bisogno, per superare questo discorso, anche di utilizzare un altro tipo di concetti. Come diceva Marco, non soltanto antimafia e mafia basano molto il discorso su una vicinanza di discorso, ad esempio, legata ai martiri. Abbiamo visto nel nostro studio che spesso gli stilemi che vengono presi dalle organizzazioni mafiose si riverberano, si nutrono di quelli che sono gli stilemi, l'autorappresentazione di quello che viene prodotto dalla società che si considera all'esterno la società mafiosa. Sono simili le forme di discorso pubblico che vengono fatte, ne parlavamo giusto ieri. Una fiction può prendere ispirazione dalla strada per quello che è la fisionomia e, diciamo, la capigliatura, ad esempio, del protagonista. Come risultato, diceva Marco, tutti i ragazzini che incontra hanno la capigliatura di Gianni Savassano. Io lavoro per il Messaggero, seguo il tribunale e mi faccio le direttissime, ossia i ragazzi che sono arrestati mentre spacciano, c'hanno tutti la doppia rasatura, sembrano fatti in serie, proprio una cosa. Quindi appunto c'è questo ricircolo di immaginario che non è nuovo, va avanti dai tempi di Scarface, in cui appunto l'immaginario è stato più che ripreso dalle varie cosche. E questo per noi è un motivo di grande interesse come studio, soprattutto perché le organizzazioni criminali non basano il loro controllo del territorio soltanto su una sopraffazione violenta, su un controllo dei capitali appunto e del territorio tramite un
un'imposizione violenta, ma traggono anche forza dalla comunità. Se non avessero un incontro violento, sopraffattivo, quanto vogliamo, ma comunque un incontro con la comunità che si può costruire tramite appunto il welfare sociale di cui parlava Mafioso in contesti... Puoi raccontare quello che ci è successo ieri, nel senso... Ieri parlavamo proprio di questo, del welfare mafioso in momenti, appunto, in contesti di assoluta miseria, in cui la scelta è se mangiare la sera o emigrare, e quindi appunto la mafia viene a darmi quasi una possibilità di supporto sociale. Ieri parlavamo di questo, un signore a Pioltello, in realtà particolare, diciamo, dell'Interland milanese, un signore anziano, ci ha detto: nel mio paese, in Sicilia, era il paese del capo mafia più importante, e il capo mafia era molto più onesto del nostro sindaco. E ha preso e se n'è andato. Questo perché? Perché la mafia da sempre si è imposta anche come appunto un organizzatore di quello che sono i bisogni sociali, e l'ha fatto anche riproponendo quelli che sono luoghi comuni, autorappresentazioni che sono filtrate molto anche nel discorso mainstream sul tema. Tra tutti, ad esempio, il discorso che passa nelle generazioni più giovani è: il mafioso si pone come ribelle, quasi come la vecchia immagine del brigante, contro uno Stato che non c'è, quando poi in realtà le infiltrazioni, i rapporti fra mafia e politica sono più che forti. O anche, ad esempio, un'altra cosa che si sente molto spesso è: la mafia comunque non tocca i bambini. Lo vediamo in questo libro, di quanto non solo la mafia tocchi i bambini, li tocchi come vittime, come oggetti di repressione all'interno delle sue guerre, ma anche come manovalanza che può essere benissimo sacrificata, e quindi a cui vengono affidati i lavori più bassi, più degradanti, diciamo, anche più rischiosi. Un altro discorso che è molto lungo da affrontare è la mafia rispetto alle donne. Anche su questa vediamo spesso, non so, una cosa di cui mi stupisco sempre: quando viene arrestata una donna capo clan o comunque all'interno di arresti c'è una donna, c'è sempre uno stupore da parte dei media. Da un lato sembra che si scopra in quel momento che le donne delinquono, anche le donne fanno parte di associazioni mafiose, e dall'altro c'è sempre una sorta di negazione di quella che è una sopraffazione macista anche all'interno, e anche di utilizzo delle donne all'interno della mafia come moneta di scambio fra i clan, soprattutto una cosa che riguarda soprattutto l'andrangheta, esatto. In cui è proprio dove magari quando l'uomo della famiglia nell'andrangheta è rimasto ancora strutturato a livello familiare, quindi quando l'uomo il controllo dell'andrina lo prende automaticamente la donna, esatto. E quindi soprattutto nell'andrangheta le donne continuano ad essere centrali. Ma questo sta avvenendo anche a Roma, ad esempio. 3 mesi fa è stata arrestata una famiglia composta solamente da donne, perché gli uomini erano tutti in carcere, composta da 4 donne, tutte accusate per spaccio. Un'unione civile a 4. Esatto. E gli hanno contestato l'articolo 7, che è l'aggravante dell'associazione mafiosa, e questa era una delle tante gang che spacciava, composta interamente da donne, per cui anche le donne, come i giovani, sono sempre più centrali. Loro in genere fanno parte, come dicevo, della manovalanza scura. Le donne vengono dati, questo succede a Roma ma anche a Napoli, lavori quelli più semplici con le mani, come appunto fare le bustine per le dosi di cocaina, tagliare, pesare. Sono i lavori più tranquilli, dove uno può dare alla signora anche anziana e se ne occupa lei. Quindi anche le donne sono centrali, sia i ruoli di potere che i ruoli minori, che garantiscono un piccolo reddito. E un altro degli stilemi che viene spesso ripetuto è: la mafia è temporale. È temporale perché c'è sempre stata, perché è un concetto, è un fenomeno culturale che fa parte di una certa visione della società meridionale, e questo viene spesso ripetuto, l'abbiamo visto anche ripetuto da un noto giornalista in TV che ha definito la mafia un comportamento familistico amorale italiano. Questa immagine non viene soltanto ripetuta dai media, viene anche ripetuta dalla mafia stessa. Presentarsi come qualcosa che non ha mai avuto inizio vuol dire presentarsi come qualcosa che non può avere fine.
E quindi appunto questo, diciamo, è ciò che ci ha interessato maggiormente come storici, perché ci mettiamo più nel nostro campo e che abbiamo anche affrontato con la mostra 900 criminale. E durante questa mostra abbiamo anche potuto iniziare ad analizzare quella che è l'autorappresentazione, un'autorappresentazione che appunto, come dicevamo, vive di ricircolo fra società, produzione e appunto fruitori anche mafiosi, e che quindi abbiamo deciso di affrontare in una parte considerata al momento inedita, anche se in realtà vedremo, come dirà Zeno, ormai ha una lunga storia, quella appunto del videogioco. Ma allora... un annetto e mezzo fa Da Sud ci chiese di scrivere questo pezzo su... nella parte dell'immaginario per questo libro sui videogiochi, e noi abbiamo accolto la battaglia. Posso farti un... La parte dell'immaginario, oltre ai videogiochi, riguarda anche il cinema e i social network, quindi abbiamo cercato un po' di studiare diversi aspetti attraverso cui l'immaginario delle mafie si estrinse. Come mai avete scelto loro come partner? No, non anche dica perché avete detto... Ci siamo conosciuti a 2 anni fa alla prima presentazione che abbiamo fatto, alla prima inaugurazione che abbiamo avuto la nostra mostra 900 criminale. Diciamo che noi di Lapsus utilizziamo la storia non soltanto come... a volte la storia passa come una scienza puramente aneddotica, ma invece noi la viviamo più come una scienza sociale e come una cassetta degli attrezzi con cui comprendere l'attualità e magari guardare anche al futuro. Quindi noi ci occupiamo, sia storia, ci occupiamo di storia, la mostra parte dall'Unità d'Italia e si ferma agli anni 90, primissimi anni 2000 anzi, però cerchiamo di dare ad esempio a tutto il fenomeno mafioso una prospettiva di come si è evoluto, di come le tre principali organizzazioni criminali si sono evolute, di che sconfitte hanno avuto, delle difficoltà che hanno incontrato, di come hanno dovuto cambiare per adattarsi alla società, sopravvivere anche i loro stessi schemi. Comunque le mafie sono in costante evoluzione, pur mantenendo sempre una certa tradizione, diciamo di lungo corso. Quindi con Da Sud ci siamo incontrati su questo tema. Loro si occupano di antimafia sociale, vabbè, da giornalisti loro fanno un lavoro diverso, molto d'attualità, pancia a terra, fanno inchieste, però insomma siamo andati d'amore d'accordo fin dal primo giorno. E quindi in qualche maniera vengo anche al appunto perché siamo stati coinvolti nei videogiochi, nel discorso dell'immaginario. La questione è che la lotta alla mafia si combatte anche nell'immaginario. Noi facciamo laboratori didattici nelle scuole e quando esponiamo la mostra portiamo anche un sacco di scolaresche a vedere la mostra. E molti ragazzi dicono spesso: ma la mafia è invincibile, oppure la mafia esiste da sempre. Questa parte qua entra tutta nell'immaginario, nel senso è una percezione di come il singolo ragazzo o adulto percepisce il fenomeno mafioso. Viene da sé che se uno lo percepisce come immortale, invincibile da sempre, il fenomeno ci devi convivere, non è sconfiggibile. Questo appunto, pur rientrando pienamente nell'immaginario, fa sì che una persona si approcci al tema in una maniera completamente differente, dove appunto non è possibile vincere, ma la mafia c'è e ci sarà per sempre. Come la Juve. Da storici però ci siamo anche approcciati a un tema un filo differente, perché il videogioco è forse il medium più recente. Molti pensano che il videogioco sia una cosa molto recente, invece è una storia che risale a 50 anni fa e in maniera, diciamo, oramai grandiosa da 35-40 anni, però era un pochino fuori dai nostri schemi, quindi abbiamo iniziato con la cosa che si fa sempre quando si inizia a studiare un nuovo tema e abbiamo iniziato a cercare la letteratura scientifica, tutti i saggi che sono stati scritti in italiano e in inglese, la lingua che conoscevamo ad ora, sul tema mafia e videogiochi, e non abbiamo trovato niente. Cioè il vuoto assoluto, non abbiamo mai trovato un singolo testo che parlasse del tema. Quindi questa è stata la prima grossa difficoltà che abbiamo incontrato. La seconda cosa di cui ci si è resi conto subito è che sia nel dibattito mediatico che nel dibattito scientifico, quando si parla di videogiochi e criminalità, si parla soltanto di il ponte che c'è tra i videogiochi e la violenza. Questo è un retaggio, un'accusa politica che venne fatta fin dagli anni 80, dai primi videogiochi in cui si commettevano atti violenti, in cui appunto si pensava, tutto per partito preso, non perché ci fossero analisi o studi sul tema, che il videogioco facesse diventare violenti i ragazzi e fosse causa della criminalità. Sono stati fatti un sacco di saggi, soprattutto nei primi anni 90, che andavano a sostegno di questa tesi. Abbiamo poi visto però che tutta quanta la saggistica recente ha completamente smontato questa cosa. Non c'è alcun collegamento tra videogiochi e criminalità.
Ciò nonostante, questo rimane il principale filone di studi nella parte scientifica, e nella parte mediatica si parla sempre solo di questo. Proprio questo tema, ad esempio, ieri stavo parlando di questo a Piantello e un ragazzo interviene subito nero perché pensava stessi andando appunto ad attaccare i videogiochi perché causa della violenza, dicendo io ho visto quando è uscito il nuovo GTA, che era un videogioco che parla di criminalità organizzata, striscia la notizia, subito accusato, dicendo i videogiochi portano alla violenza, secondo me è sbagliato, perché anzi porta un ragionamento critico, perché i personaggi hanno tutti quanti delle vite disperate e molti di loro finiscono male, e anzi, visto in un'altra ottica, aiuta a capire il fenomeno. Io l'ho ringraziato, però è per dire appunto come tuttora permane una visione dei videogiochi antica, nel senso, tuttora il dibattito che è iniziato negli anni 80 nel mainstream, chiamiamolo così, permane. Quindi il nostro saggio, che doveva parlare di mafia e videogiochi, un pochino si è spostato. Abbiamo iniziato a vedere i videogiochi che contengono dentro criminalità organizzata, perché i videogiochi proprio sulle mafie italiane non esistono, esistono parecchi sulla mafia italoamericana, e a vedere un attimo di come trattano il tema. Ovviamente i videogiochi hanno una circolarità, essendo particolarmente visivi drenano completamente l'immaginario del cinema, soprattutto. E qua arriva il vero terreno di scontro che c'è sui videogiochi. Essendo il videogioco un medium come un altro, anzi con una certa potenza, perché spesso all'interno del videogioco bisogna compiere scelte morali, seguire la trama può essere fondamentale per capire come andare avanti, quindi sveglia tantissimo l'attenzione di chi ci gioca, abbiamo visto come saccheggiando il cinema spesso iniziano a trattare magari il tema della mafia in una maniera un po' naif, in una maniera un po' semplicistica. Mafia 2 è un videogioco molto celebre di mafia, in Italia ha venduto più di 100.000 copie. Il film si apre con il protagonista che combatte in Sicilia nella seconda guerra mondiale, come americano, però, perché lui è italo-americano. Combatte in Sicilia e a un certo punto, insomma, viene preso dai fascisti che stanno giustiziando tutti quanti i feriti americani che hanno sul posto. Lui si salva perché arriva in quel momento lì, in Deus Ex Machina, un Don Calò, capo della mafia siciliana, effettivamente capo della mafia siciliana allora, che dice, parlando in siciliano, doppiatura originale tra l'altro americana, dice ai soldati fascisti di gettare le armi perché lui, uomo d'onore, garantisce che non gli sarà fatto alcun male e che, insomma, gli americani salveranno la situazione. Questo è un falso storico molto forte, che nella cultura americana è molto forte. Sappiamo che non è andata così, sappiamo che gli alleati hanno chiesto aiuto effettivamente ai mafiosi per prendere le spie naziste che mettevano le bombe al porto di New York, ma non sono stati alleati dei mafiosi, non stati aiutati dai mafiosi nello sbarco in Sicilia. Soltanto che di questo videogioco, che è stato venduto in 100.000 copie, più le copie scaricate illegalmente, più gli amici che hanno guardato gli amici giocare, non ne ha parlato nessuno. Circa un anno fa è uscito il film di Piff, che parla dello sbarco in Sicilia. Il film di Piff riprende questo stereotipo. Apriti cielo, un sacco di storici sui giornali sono messi a scrivere dicendo: guarda che tutti dicono delle boiate pazzesche, non è andata così. Abbiamo visto che è qua che sta il vero problema. Dietro una critica molto vecchia e naif che appunto il videogioco porti la violenza, spinga la criminalità violenta i giovani che ci giocano, perché combattono all'interno di questi, uccidono all'interno di questi giochi, non capiscono che nel giocare, nell'atto ludico del videogioco c'è magari l'uccidere, ma il ragazzino sa perfettamente che sta giocando a un gioco e non ha alcuna intenzione di fare del male a qualcuno. Magari però non ha gli strumenti invece per il messaggio culturale che il videogioco passa. Soltanto che nel, chiamiamolo mainstream, nel dibattito mediatico pubblico, che è fermo alla critica che dicevo prima, non intervengono gli strumenti culturali, diciamo il presidio culturale di difesa di questi temi. Questo fa sì che un'intera fetta di fruitori sia completamente scoperta da questo tema, perché nel pubblico non se ne parla, banalmente. Ora, sui videogiochi bisogna un paio di numeri, bisogna darli, perché molti non lo sanno, ma l'industria dei videogiochi è l'industria culturale più grossa del mondo. È quella che muove più economia in assoluto, ha superato il cinema già da 4 anni. L'età media dei videogiocatori è 30 anni. Non sono i ragazzini come molti pensano. Anzi, nella fascia, quella della mia età, 25-35 anni, sono molti di più i giocatori della mia età che i bambini che vanno dai 6 ai 15 anni. Quindi
Questo secondo noi è molto interessante, perché appunto il videogioco, l'altro stigma sociale che ha addosso è che sia semplicemente un gioco, viene trattato nel dibattito mediatico come fosse il soldatino di piombo che vai a comprare. Non è così, perché nel videogioco c'è una trama, c'è uno spessore psicologico dei personaggi, ci sono delle azioni da compiere, ci sono delle scelte, magari spesso anche molto difficili, molto anche difficili moralmente. Ci sono un sacco di videogiochi che giocano su una moralità molto dubbia, in cui davanti a un contesto molto complesso non c'è il buono, il bene e il male, e bisogna prendere una strada che in qualsiasi direzione si prenderà avrà delle conseguenze negative. E se tu magari ti sei appassionato al personaggio, a quello che sei giunto nella storia, ci può rimanere male per quel che accade dopo, perché comunque interviene un coinvolgimento emotivo, né più né meno che nel cinema, anzi in alcuni casi maggiore del cinema. Posso farti una domanda? Come no, vai. Lo studio dell'immaginario che sta nel libro è molto importante secondo tutti noi, perché serve a svelare i falsi miti della mafia, perché dal nostro punto di vista, per raccontare anche la mafia ai ragazzi, che poi il nostro libro è rivolto agli adulti ma cerca anche di raccontare il mondo dei ragazzi, si deve partire innanzitutto dallo spadare tutti i falsi miti che circondano la mafia, come diceva anche Sara. Secondo te è possibile questa cosa? Cioè, quanto condizionano i falsi miti anche il videogame o il cinema? Ma allora, secondo me c'è da dire una cosa che è molto importante, nel senso, è ovvio, scontato, perché c'è anche molta letteratura, in questo caso scientifica, sul tema, che certamente un ragazzo non sceglierà mai la strada della criminalità perché vuole film o gioca di videogiochi. Questo però ci sono state anche interrogazioni parlamentari. Spesso ritenute, diciamo, dagli specialisti del settore delle boiate assurde. La questione è un'altra, e qua si torna alla prima parte, è il contesto sociale che condiziona il fatto che una persona intraprenda certe strade, perché magari insomma ha una vita particolarmente difficile e deve fare scelte molto difficili. Quindi la questione semmai è un'altra, la battaglia culturale, per questo anche ieri la chiamavo una battaglia di secondo livello, però comunque importante, nel senso, uno è quello che dicevo prima, se un ragazzo è convinto che la mafia è imbattibile, anche perché magari è un messaggio veicolato da dei media, dai videogiochi cui gioca, dai film che guarda, dalle fiction che anche fruisce. Anche perché vede che tutti gli eroi contro la mafia muoiono, quindi questa è una cosa che impatta. Anche sì, assolutamente. Contribuisce ad alimentare il mito della mafia, cioè chi prova a combattere la mafia prima o poi muore. Beh, ma certamente nello stereotipo della mafia invincibile c'è anche tutto il resto, vuol dire che si vendica sempre e non c'è fuga dalla sua vendetta. Questo è un altro mito di cui molti ne sono convinti: se si denuncia la mafia sicuramente la si paga con la vita molto cara. Questa cosa qua, dove sicuramente i mafiosi si applicano per questa cosa, perché il terrore è sicuramente uno strumento, però non è vero al 100%, sarebbe una strage ogni anno, e cioè più di quello che è, quindi no, che la questione che dicevo della battaglia culturale, che poi rientra al discorso della circolarità. Magari un ragazzo prende la strada, diciamo la cattiva strada, semplifichiamo in questa maniera, prende la cattiva strada, però poi magari anche per mettersi a posto con una sua morale che va a prendere, ovviamente prende spunto poi da quello che c'è intorno, quindi non soltanto dal mondo degli adulti o degli altri criminali che frequenta, ma anche dalla fiction. Sì. Cioè, ovvio che prendere degli eroi negativi può essere sicuramente uno strumento con cui autogiustificarsi. Non so se... No, allora un applauso per Zen. Chi di voi vuole fare domande, anche non intelligenti? No, anche perché non esistono domande stupide, se uno la fa è perché vuole un chiarimento. L'esempio di Roma è un esempio in questo momento, mi verrebbe da dire, fortemente depressivo, cioè si fa fatica a vedere una via d'uscita. Perché vado alla domanda? Nel momento in cui intraprendi una strada degradante sembra quasi non poterci essere fine, non poterci essere un'inversione di rotta. Ora non voglio assolutamente fare il catastrofista, però da giornalista, da curatore coautore del libro, da attivista di Da Sud, che antidoti vedi e vedete voi su questa strada? E non te lo dico per smontarti la risposta, ma come dire, senza appellarsi solo ed esclusivamente ad una primavera culturale, che è imprescindibile
ripeto, non vorrei passare per, come dire, per ipernegativo, per, però come dire, stando sul campo, come... magari zero da fuori la vede meglio. Sì. Magari esatto. Però come... da un lato vi date gli anticorpi per sopravvivere, per tenere botta, e dall'altro che ragionamenti state facendo voi che in questo momento vedete una realtà molto più profonda di quella che potremmo vedere noi a Milano, come dicevo prima? Ok, provo a risponderti, ma non ti risponderò. Allora, a Roma la situazione è molto complessa. E per quanto riguarda il quello che tu hai chiamato degrado, l'hai usata questa parola? Sì. Allora, il degrado, quello che Martino ha chiamato degrado, è in atto ormai da qualche anno, ma è anche una conseguenza di tutte le logiche di spending review a livello nazionale. In una città dove si è sempre speso più delle risorse, in una città dove si è sempre speso circa il 30% in più delle risorse disponibili, è ovvio che non potendo fare più questo la città immediatamente crolla, e il crollo sui servizi poi si ripercuote sui più deboli. Apro una piccola parentesi sulle case popolari, che sono poi i grandi caseggiati di case popolari, sono poi il tema che unisce tutta l'Italia, è il tema che lega anche giovani, mafia e criminalità, perché i grandi caseggiati di case popolari come Torbella Monaca, Ponte di Nona, Scampia, lo Zen, qui a Milano che cosa vedi che è nato negli anni 80? Un po' prima, fra il 70 e l'80, sono tutte zone che riflettono direttamente di questa crisi, perché sono stati tagliati moltissimi servizi, perché il tema della casa a Roma soprattutto è esplosivo, ci sono quasi 40.000 persone senza casa in una città dove ci sono almeno 100.000 case vuote, quindi c'è dal punto di vista sociale la città è fuori controllo, la politica non, e non è questa una cosa che riguarda i 5 Stelle, la politica non è in grado in questo momento di fronteggiare quelli che sono i temi. Noi come associazione da Sud abbiamo deciso di lavorare, abbiamo scelto un territorio che è il territorio di Cinecittà del Quadraro, che è il territorio quello dei funerali dei Casamonica, quello che 2 anni fa venne sorvolato da un aereo che lanciava elicotteri, che lanciava petali, da un elicottero che lanciava petali, e dove il boss e dove tutta la via Tuscolana venne bloccata per dare l'ultimo saluto al boss dei Casamonica. Questa è una zona molto popolata, è una zona dove ci sono tassi di occupazione altissimi, più alti di Roma. E noi abbiamo iniziato a lavorare in questa zona, questo poi Danilo l'avrebbe spiegato meglio perché io non curo direttamente questo aspetto. Siamo entrati in una scuola, ci siamo presi carico di ristrutturare il teatro, abbiamo ripreso una biblioteca di questa scuola abbandonata, questo è un istituto tecnico, quindi l'abbiamo iniziata a far lavorare dopo 10 anni con l'obiettivo di aprirla poi al quartiere. Quindi l'unico modo in questo momento è lavorare con le realtà locali, perché dal punto di vista centrale è molto difficile. Una cosa mi incuriosisce, quando tu parlavi del fatto che il tema delle case popolari è centrale, il tema delle case popolari era un contenitore del disagio, il tema di politiche che mettono lì dentro persone che non hanno affitti, diciamo, eterni, c'è un tempo di essere d'attesa, non c'è il cambio, c'è anche una sorta di, come dire, impronta forte nel inserire queste persone in una condizione eterna di sfiga, no? Esatto. Si chiama emergenza. Di emergenza. Allora, questa cosa avviene nelle case popolari anche a Milano in forma, credo, anche minore rispetto a quello che avviene a Roma, però è anche vero che nelle periferie però succedono anche azioni, progetti che nascono dal basso, che forse di più a Milano rispetto a Roma, che in realtà cambiano anche quello stereotipo che vuole sempre la periferia come luogo negativo. Quello che la domanda è vero che succede nelle case popolari molto di più? Cioè quello che voi avete raccontato? Allora, nelle case popolari... Lì, quindi una questione politica? No, nelle case popolari è successa una cosa... c'è stato un fenomeno in particolare. Io soprattutto vi faccio riferimento a Torbella Monaca, a Scampia, quindi Torbella Monaca a Roma, Scampia a Napoli e allo Zen di Palermo. Allora, le case popolari sono state generalmente, le assegnazioni sono state fatte prima che venissero completate le case, e le ha gestite in molti casi la criminalità organizzata. Questo che ha comportato che
formalmente a Scampia come allo Zen di Palermo, non sono neanche state non sono nemmeno state completate le infrastrutture primarie, per cui formalmente gli inquilini sono quasi tutti abusivi. Questo ha comportato uno stato di precarietà totale, anche di disinteresse rispetto alla questione. Cioè la criminalità organizzata ha gestito sin dalla genesi i processi di vita nelle case popolari. Poi c'è un altro fattore, come a Roma. A Roma le case popolari si reggono sugli occupanti, cioè gli occupanti sono gli unici che pagano la retta, e con le rette pagate dagli occupanti praticamente si regge in piedi il sistema. Qualora dovessero essere mandati via gli occupanti, con le rette dei poveri, il sistema delle case popolari romane crollerebbe immediatamente. E questo è un fatto incredibile, perché è stata data la casa anche con concetti sbagliati, che magari persone che hanno 10 euro, 15 euro d'affitti al mese, che sono gli affitti più bassi che troviamo a Roma, non l'hanno mai pagati. Ma questo io non vorrei essere un rimprovero, però cioè, è stata data la casa proprio questa cosa, che la casa è oltre ad essere un diritto, è un dovere che deve dare lo Stato. Io è una cosa che condivido, però la situazione è che l'istituto delle case popolari romano si regge solamente sugli occupanti, perché le persone che hanno piano titolo non pagano la quota. E questo è un aspetto particolare, poi, che non si possono liberare le case per chi ha veramente bisogno, perché se diamo le case a chi ne ha veramente bisogno fallisce tutto, le case vanno in mano alle banche. E questo è un aspetto paradossale che noi ritroviamo a Roma, sta succedendo. No, per quanto riguarda invece quello che diceva Federica, è vero, ovviamente nei quartieri popolari sono stati fatti moltissimi investimenti, anche a Tor Bella Monaca venne fatto 20 anni fa un progetto europeo bellissimo, il progetto Urban, con cui venne costruito il teatro lo diedero a Michele Placido, però invece di Facce Cultura ci ha fatto il teatro di posa di Romanzo Criminale, quindi il teatro era chiuso, però lui... Cioè i progetti ci stanno, purtroppo molto spesso funzionano solo se coinvolgono realtà locali, quando invece vengono fatti dei progetti spot è difficile che abbiano risultati. Io nel libro ho provato anche a elencare brevemente tutti i vari piani che nel corso degli ultimi 30 anni sono stati fatti per le periferie. Il primo credo risalga addirittura al 1980, quindi le periferie nascono più o meno intorno agli anni 60-70 e già erano un'emergenza. Questi quartieri qui, a differenza di quelle delle periferie nate spontaneamente, sono quelli che destano più problemi, perché le periferie, quelle nate spontaneamente, in realtà sono costruite sull'autogoverno dei territori e dei cittadini. Quindi anche se non ci sono i servizi essenziali, c'è una rete sociale che compensa il tutto. I piani urbanistici, come i grandi piani urbanistici pensati per dare la casa agli italiani, invece hanno fallito completamente. Noi ci troviamo un quartiere come Zen 2 dove abitano circa 20.000 abitanti, non vorrei sbagliare, e non ci sono negozi, cioè ci stanno due spacci. Abbiamo di fronte quartieri come Ponte di Nona, che è un nuovo quartiere nato a Roma negli ultimi 20 anni, dove non ci sono parchi pubblici, oppure ci sono tutti gli spazi pubblici per... Ci sarebbe il parco pubblico? No, ce ne stanno due, ma sono due, ma siccome sono in... C'è una lite fra l'Ater, che è una delle realtà che gestisce i parchi, e il Comune di Roma. Quindi il Comune di Roma non vuole spendere i soldi e non lo prende in carico. L'Ater dice: io ormai l'ho realizzato, non mi interessa più. Quindi c'è un parco con un lago bellissimo dove la gente ci butta i motori bruciati. Però due anni fa i cittadini stessi avevano occupato il parco, sì. Avevano fatto quella questione lì, però non è... No, ma no, puntualmente loro lo... Cioè ormai sono 10 anni. È un successo che ha fatto la farmacia. Sì, ma la farmacia ha dovuto... Io conosco bene la zona. La farmacia ha preso un delinquente di zona, gli hanno dato uno stipendio, e questo qui stava col suo cane lupo tutto il giorno, e la farmacia ha funzionato perché c'era... Uno a proteggerla. C'era uno a proteggerla. Perché... Cioè, e quindi... Cioè, io ci abito, quindi... Si reggeva su quello, perché c'era il bandito fuori che garantiva per tutti, e quando non c'era lui, puntualmente la notte, quelli facevano il turno notturno, arrivava il tossico che voleva rifinire e minacciava tutti. Per cui è anche difficile per un commercio. Prima della farmacia aveva aperto, ad esempio, questa è una,
è una battuta, è un negozio di articoli calabresi tipici, cioè in una zona dove non c'è nulla, non c'è un supermercato, non c'è niente, apre un negozio di articoli calabresi. Sì, un e questo qua l'hanno trovato, ha avuto dei problemi con la cocaina, l'hanno trovato morto stecchito dentro al negozio, ovviamente è morto di infarto, però parliamo di un... non si è mai capito che facesse questo, però in una zona dove abitano 20.000 abitanti, senza un centro di aggregazione, senza negozi, l'unico negozio che apre è abbastanza singolare, che nessuno sia andato a vedere, cioè che le istituzioni nemmeno si interessino perché. Ma no, appunto, no, cioè, io ci sto lavorando per delle cose e mi ha io la prima volta sono andato lì, che alle 2-3 di pomeriggio dovevo girare. Portato da quelli di Save the Children perché non potevo andare in giro a fare le foto, no, perché mi hanno detto che Santoro è andato lì a strumentalizzare la situazione, sì, che loro sì. Sono incazzati a morte con tutti i giornalisti eccetera eccetera, però c'è una cosa che mi ha colpito a me, è stata effettivamente lavorando poi tra l'altro sulla scuola elementare primaria dei ragazzi di lì, in realtà però vedi giustamente che c'è lo staff a 10 anni, questi me li per tutti e vedete dove andare, e due è che io non so quanto sia la percentuale dei ragazzetti, ma per la mia personale esperienza, avendo visto dalla scuola dove è fatto, conosco il quartiere, io sono stupito che non sia il 100% dei ragazzetti che si mettono a delinquere. No, il Ponte di Roma è una delle realtà più vicine al contesto napoletano, noi e anche pugliese, noi sia in Puglia che a Napoli abbiamo quasi tutto lo spaccio in strada è affidato ai ragazzi, cioè a Napoli in particolare ci sono 50 differenti gang, io lo chiamo baby gang, in genere sono anche armati o almeno uno di loro è sempre armato, che si contendono il territorio, normalmente ogni gang è collegata a qualcuno della qualche famiglia che sta in carcere, quindi in qualche modo li tengono il terreno caldo e sono tutte organizzazioni molto giovanissime, sono molto difficili anche da controllare e sono molto più pericolose perché a differenza dei capi non sono strutturati, quindi sono violentissimi e non sono gestibili. Per quanto riguarda Ponte di Nonna, dove dice lui che è a Roma, 10 anni fa a Ponte di Nonna, 12 anni fa, venne aperta una succursale di un liceo scientifico da spostato da Tor Bella Monaca, quindi diciamo sono molto vicini. Dopo un anno il liceo venne chiuso perché i ragazzi puntualmente venivano bullizzati alla fermata e dovevano essere scortati sia all'andata che al ritorno, perché arrivavano i banditi, gli spegnevano la sigaretta sull'orecchio, cioè cose proprio da teppismo, da film americano anni 80. E, però questo ha comportato, cioè questi ragazzi sono riusciti a fermare alla fine una scuola, sono riusciti a far chiudere una scuola, e quindi questo è l'aspetto più importante. La stessa cosa successe 15 anni fa. Con un centro commerciale, c'era questo centro commerciale in questo quartiere dove entravano i ragazzi col motorino a gruppi di 5-6, tutti compatti, una 50ina di ragazzi, tutti col motorino, arrivavano in massa e si rubavano tutto, per disperazione hanno chiuso il centro commerciale, quindi le istituzioni hanno avuto difficoltà, anche perché in molti di questi quartieri nuovi e mancano dei presidi anche delle forze dell'ordine, perché mancando gli spazi pubblici non è che mancano solo per i ragazzi o per le donne, mancano anche per la polizia, e quindi sono un genere quartieri dove non esiste un posto di polizia, che non serve a niente poi, però almeno almeno fa prima arrivata se succede qualcosa. Scusate, ho... Ma comunque non è un caso solo, secondo me l'accessione, non è un caso che i soldi per le periferie dati dal governo in questo ultima slot siano stati assegnati quando in metà Italia c'erano le elezioni e i sindaci non erano neanche insediati, e di conseguenza questo è proprio l'indice della politica che ragiona per spot, ragiona per... Cioè noi abbiamo i piani PRUS che sono del 97, che prevenivano degli interventi misto pubblico-privato in tutta Italia, erano previsti interventi di almeno 5 o 6 miliardi di euro, è stato realizzato solo il 22% degli interventi. Per esempio a Palermo 6 mesi fa è stato votato in consiglio comunale la piazza che doveva essere realizzata con i fondi PRUS a 20 anni dal finanziamento dei fondi, quindi c'è anche un problema burocratico, cioè le periferie costruiscono un'emergenza costante
anche quando vengono sbloccati i fondi per la riqualificazione urbana, di fatto ci vogliono fra i 10 e i 20 anni per vedere le opere. E nel frattempo il contesto è completamente cambiato. Cioè noi adesso in molti quartieri ci troviamo magari che 20 anni fa il problema erano i giovani, adesso sono gli anziani, per cui si vanno a costruire centri giovanili dove servirebbe un posto per anziani e viceversa. Questo Marco rientra perfettamente però anche nella dimensione della rappresentanza in Italia e non solo, cioè di come funziona molto bene alla fine tenere viva un'emergenza perché è il tuo core business nella migliore delle ipotesi, nella peggiore è il tuo serbatoio di voto di scambio sull'aiuto a breve. Però io volevo dire un paio di cose, anch'io prima un'osservazione e poi una domanda. Risponderà Martino. Insomma, è un po' più per te e per un anziano, quindi. Però sì, per anzianità. Ma mi sono fidato di lui, se hai sbagliato la foto. Posso documentare che non sono assolutamente più vecchio. No, l'osservazione è in realtà un ringraziamento, perché questo libro e il tema che voi come da Sud avete coinvolto l'Apsus è un tema profondamente inattuale, almeno visto da chi, come me, sono un quarantenne, si ricorda cosa sono stati gli anni 80 e gli anni 90 nella formazione del nostro immaginario di preadolescenti, di adolescenti, di 1992, non quello di Accorsi, quello che abbiamo vissuto, è stato un anno, uno spartiacque per la formazione della nostra identità politica, della nostra sensibilità sociale. Ricordarsi cos'è stata quell'estate, Capaci, Via D'Amelio, la mafia è stato... Personalmente io sono uno che ha studiato giurisprudenza immaginando che tra le varie cose che poteva fare era fare il magistrato perché era la cosa giusta per salvare il suo paese, diciamo così, nell'infantilismo protratto di quando scegli che università fare, infatti ho fatto tutt'altro poi crescendo. Però, e come me erano tanti, come noi erano tanti, cioè nei nati... Non è un caso, Jacopo, che l'indignazione del paese in quel momento è stato uno dei pochi momenti in cui ha portato i politici, anche se erano coinvolti, a fare delle leggi certo, di contrasto reali, certo, che è una cosa che poi non è mai avvenuta. Certo, cioè, se noi quello dobbiamo a questo sentimento comune che abbiamo provato. Era questa cosa, era anche, è stata molto di moda, ha orientato scelte, gusti, costumi, scelte anche elettorali, anche quelle che poi hanno preso una via, una storia che non immaginiamo, ma la storia della Lega Nord, che finisce con un tesoriere dell''Ndrangheta, inizia da tutt'altra parte, paradossalmente, e non avremmo avuto quella storia, quella stagione, la rete, appunto, che finisce con Luca Orlando che fa il sindaco da 25 anni a Palermo, ma inizia in un altro modo quell'epopea. Quindi la forza del lavoro che fa da Sud, che conosco meglio, e mi ha fatto piacere vedere che i ragazzi di Lapsus sono coinvolti così tanto con questo lavoro, ha la forza anche del coraggio di stare fuori dal mainstream, perché voi ci siete stati, avete parlato di mafia e di mafia a Roma in un tempo in cui non era popolare, non era di richiamo, non era di mercato. Però c'è una cosa che voglio dire su Marco Carta che magari non tutti conoscono, sanno, mi permetto, mi prendo questa briga. Famiglia degli zingari. Questa è la cosa che voglio dire. Ama fare politicamente scorretto e questa è una delle sue virtù, tra le secondarie principali, ma la sua virtù principale come cronista in questo tempo è che è forse il giornalista, di sicuro è il giornalista che ha seguito più udienze del processo Mafia Capitale. Credo che le abbia seguite tutte, se non le ha seguite tutte si è persa proprio qualcosa di minore, ma proprio poche, nel senso che lui sa tutti gli aneddoti, diciamo, fino al settimo grado di parentela culturale con Mafia Capitale, vi può raccontare cosa diceva il conoscente di un amico, di un consigliere di municipio, diciamo di minoranza. Ma Mafia Capitale secondo me è stata... Aspetta, no, non rispondi tu, ti faccio io la domanda. No, dai. Ecco, però io ti vorrei chiedere, Marco, voi che lavorate da tanto tempo per raccontare che la mafia a Roma e nella capitale, altro piccolo inciso, questo libro è in piccola parte un libro sulla mafia che c'è nella capitale e in grande parte un libro su come la mafia controlla ancora le città del sud, le migrazioni, l'immigrazione, di come i baby scafisti sono di fatto affiliati a delle organizzazioni mafiose. Molto bello il passaggio iniziale sul welfare che hai fatto, tra l'altro, perché il cuore è sempre lì. Ecco,
in tutto questo, ma il processo Mafia Capitale, la mediatizzazione che anche noi insieme, lavorando insieme, abbiamo dato a questa parola scelta dalla procura, alla fine della storia e alla fine del fatto che comunque i processi giustamente servono per provare delle accuse in termini giuridici e per dimostrare l'esistenza di comportamenti che rientrano in fattispecie di reato, e se questo non succede, viva le assoluzioni, questo dobbiamo dirlo e ricordarcelo, perché se no finiamo per tifare per condanne frettolose. Ecco, allora, in questo quadro, questo processo ha aiutato la coscienza civile, il livello culturale, oppure alla fine della storia resterà di fatto l'aver spostato sul piano giudiziario una questione politica che perdura, che è enorme e che grazie a questo processo però oggi è un po' più difficile affrontare? Allora, io provo a rispondere. Allora, innanzitutto noi non parliamo solo di mafia in questo libro, ma noi cerchiamo di rispondere più banalmente alla domanda perché un bambino diventa un criminale. Questo è il tema del libro, quindi la mafia è l'aspetto quello più importante, ma poi si va anche nel libro ci sono anche i racconti in prima persona di piccoli criminali. Allora, la domanda che fa diceva Jacopo Tondelli è difficile, quindi non... Allora, quindi non rispondo. Allora, il processo Mafia Capitale è senza dubbio aiutato l'inchiesta Mafia Capitale, perché il termine mafia era un tabù, nonostante Roma è storicamente il punto di incontro delle mafie, che a Roma fanno affari, a Roma investono, comprano i locali alla moda. Roma in questo momento da diversi anni è lo snodo principale di tutta la cocaina che gira in Europa. Il porto di Civitavecchia insieme a quello di Gioia Tauro è uno dei porti principali per il transito della droga che arriva dal Sud America o dalla Spagna. Quindi a Roma le mafie sono presenti anche in maniera militare, perché se vogliamo quello che succede a Torbella Monaca nasce perché nel 1980 alcuni membri del clan della Camorra, del clan Moccia, inviarono una persona, che è questo Michele Senese, a organizzare in maniera militare lo spaccio di droga nella nostra città. Il problema di Mafia Capitale è che ha spostato il senso della mafia. Purtroppo il processo da una parte ha sdoganato questa parola, dall'altra l'ha banalizzata, perché le mafie c'erano prima e ci sono ancora adesso, ma il vero tema a Roma non sono gli appalti pubblici, soprattutto in Mafia Capitale, perché gli appalti pubblici in Mafia Capitale sono circa 60 milioni di euro gli appalti contestati, a fronte di un bilancio annuale che è quello del Comune di Roma di 6 miliardi, quindi è una cifra irrisoria. Il vero mercato è la droga è il mondo che sposta i soldi, il vero problema sono le sale slot, a Roma ci sono il 13% di tutte le macchinette presenti in Italia, quindi circa 55.000 macchinette e 300 grandi sale slot, per cui da una parte la mafia non è più un tabù, dall'altra però rimane il problema, le mafie continuano ad operare e l'attenzione si è spostata, ci si è concentrati sul binomio Buzzi e Carminati. Da questo punto di vista, e questa è un'altra opinione personale, la colpa è anche dei giornalisti, perché hanno giocato, questo ritorniamo al tema dell'immaginario, hanno disegnato questa figura di Carminati, l'hanno fatto diventare una figura mitologica veramente, cioè, e questa cosa secondo me si è ripercorsa anche sul processo. Nel processo si è parlato pochissimo, quando anche nell'esame a Carminati, di cose che riguardassero il processo, ma si è riparlato sempre di cose relative a 30-40 anni fa, e questo è un aspetto in cui il problema dell'immaginario è stato centrale, perché ha spostato completamente il focus su quella che era l'inchiesta e su quelli che erano i problemi di Roma. Cioè, una delle cose che a me sembra più, che io trovo incredibile, è che nel processo Mafia Capitale è centrale la corruzione nel sistema dell'accoglienza. Il sistema dell'accoglienza a livello nazionale era il garante fra i comuni e il governo italiano, era Luca Odevaine. Luca Odevaine era stato il braccio destro di Walter Veltroni. Lui è stato condannato a 8 anni e mezzo, ha patteggiato per il processo al Cala di Mineo e per Mafia Capitale 8 anni e mezzo. Quindi è evidente che fosse una persona marcia a gestire questa cosa, però il sistema dell'accoglienza non è stato toccato minimamente. Non è stato minimamente toccato, non sono state messe in discussione gli appalti, le modalità, i famosi 35 euro che non vanno ai migranti.
non è stato toccato assolutamente nulla. Quindi da questo punto di vista, concentrarsi su Carminati è stato funzionale per i veri problemi emersi con Mafia Capitale, che è poi la corruzione, perché la mafia adesso non ha bisogno di uccidere, utilizza la corruzione. Questo è uno dei punti centrali dell'inchiesta di Pignatone. Perché devo ammazzare qualcuno se me lo posso comprare? Ma secondo te hanno fatto bene a usare la parola mafia? Secondo me sì. Perché alla fine questo è un... Secondo me sì. Allora, visto che qualcuno comincia ad alzarsi, potremmo magari proseguire con domande e richieste davanti ad una birra, davanti a qualcos'altro. Io però, se qualcuno ha delle domande, ovviamente non ci interrompiamo, però un invito lo vorrei fare. È banale, ma la serata lo impone. Mi piacerebbe vedere questa piccola... questo piccolo gruppo di libri scomparire nei prossimi 10-20 minuti, perché vuol dire che tutti voi l'avete preso da portare a casa e lo leggerete. E vorrei fare due notazioni finali, ma ripeto, magari non finali, che riprendono un po' anche quello che diceva Jacopo e quello che è stato detto durante la presentazione. Il primo è un invito a Zeno, a Sara e a Lapsus a proseguire nel lavoro di ricerca e di studio che è stato iniziato con questo libro. Perché il tema dell'impatto di medium come videogiochi ed altro è un tema che da qui nei prossimi anni avrà un impatto sempre maggiore, e il fatto che non ci sia una letteratura è vero che lascia un po' sgomenti, ma lascia anche praterie da esplorare. Il secondo, mi ricollego un po' al tema del processo e al tema del è stato giusto o meno chiamarlo mafia oppure no. Io non ho l'esperienza e le competenze di Marco, quindi non mi esprimo su questo, però dico che ripensando alla storia di Da Sud, ripensando all'esperienza, alle scelte che loro hanno fatto, mi verrebbe da dire, speriamo che abbia cominciato a, al di là del fatto di fare o meno per le manette, su cui sono d'accordissimo, che abbia iniziato a spostare invece un'attenzione, una sensibilità. Beh, su cui il vostro lavoro possa venire a verificare. La parola non è più un tabù. Esatto, cioè è come mi viene in mente quando anche a Milano negli anni 70-80 parlare di mafia sembrava, no, una bestemmia, cioè, ma anche ancora pochissimi anni fa, no? Ci sono stati prefetti che hanno fatto gaffe imbarazzanti dicendo ma a Milano la mafia cosa dite, si tratta di altro. Per cui diciamo che speriamo che si sia rotto un argine su cui possano fiorire inchieste e lavori culturali, editoriali di qualsiasi altro tipo che possano dare un contributo. Per cui l'invito è: compratevi il libro, leggetelo e non sfogliatelo e basta, continuate a seguire Lapsus e Da Sud, e grazie a voi che avete ascoltato il loro contributo. Grazie di nuovo a tutti quanti, venite appunto a comprare assolutamente il libro e magari portatevene a casa anche un altro dalla libreria. Grazie a Martino, a Marco Carta, Zeno e Sara.